cinema che sono delle bellissime cantate con lui. Adesso è rimasto quasi per ultimo, quindi lo può vedere, altrimenti dice che fa. Per vedere quante amici c'erano, era la primavera del 2009 e c'era una persona all'impiedi che mi disse: io faccio la domanda solo con me, io ci sto, sono Bruno Mancini. Da allora ad oggi Bruno è sempre stato presente, e quando nella lunga pagina del settimanale che si lavorava di notte, perché ci trovavamo con i tempi, Bruno stava con delle relazioni che finivano alle 2 di notte, alle 3 di notte, alle 4 di notte, alle 5 di notte, Bruno stava con noi, ci dava una mano, correggeva, scriveva, ha fatto di tutto, abbiamo fatto tante battaglie ed oggi continua ad essere un opinionista del disco, scrive una rubrica a settimana in maniera costante, continua con Dila, quindi quello che è successo prima, che abbiamo legato la decima edizione del premio Antonio, ovviamente poi il continuo con il giornale che ti dice grazie. Certamente sono io che ringrazio te, che ringrazio la tua voglio soltanto ricordare questo, che con Domenico l'incontro è stato molto molto importante e determinato, l'ho già detto nell'intervento precedente, perché quando ho deciso, dando intenzione di voler utilizzare un po' quella che era il mio hobby preferito, la scrittura, ho capito che da solo non si andava da nessuna parte, quindi era necessario trovare un gruppo di amici, di collaboratori, di persone che comunque potevano continuare in quel solco. Ed era molto difficile, insomma, tu capisci benissimo che le porte non ti arrivano facilmente, mentre invece una volta arrivato da Domenico, mi ha detto: guarda, fa vedere voi, il ragazzo dice: no, sì, fa vedere voi, non c'è problema. Quindi io da allora ho continuato a collaborare con lui, con tante situazioni mie personali e tutti gli amici che in giro del mondo danno il loro contributo. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.
Bruno Mancini, non me ne andate perché abbiamo una stella a sorpresa. Abbiamo quasi, adesso sono finiti gli slide, noi siamo in conclusione dell'ultima fotografia che si fanno. Prendi la mascherina, metti la mascherina. Metti la foto senza la mascherina. Il genere non mente, voglio dire. Abbiamo quasi terminato.